Ciao mamma! Ciao! Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Ho fatto già una recensione sul libro ambientato sul Titanic e quindi ho deciso adesso di spiegarvi effettivamente cosa è successo, o meglio quello che hanno raccolto, diciamo, gli avvenimenti che hanno già spiegato tutti quanti, però ci sono alcune cose, curiosità che vorrei anche dirvi, essendo appunto questo periodo in cui cade l'anniversario dell'affondamento appunto del Titanic. Allora, partiamo col dire che il Titanic è il transatlantico britannico più grande e più lussuoso di tutti i tempi. Effettivamente era bellissimo, io ho visto alcune immagini anche su internet ed è meraviglioso. Inizialmente era stato progettato per collegare l'Inghilterra con gli Stati Uniti in modo settimanale, insomma. È stato costruito a Belfast. E durante il suo viaggio inaugurale dall'Inghilterra a New York c'è stato un problemino, cioè l'iceberg che hanno incontrato la notte tra il 14 e il 15 aprile 1912. Precisamente il Titanic ha fatto una collisione con l'iceberg esattamente alle 23:40 del 14 aprile ed è inabissato 2 ore e 40 minuti dopo, esattamente alle 2:20 del 15 aprile. Allora, cosa è successo alla nave? Allora, ci sono state delle falle sotto la linea di galleggiamento, ossia sotto la parte sotto l'acqua, diciamo, quella coperta dall'acqua, essendo appunto la linea di galleggiamento la superficie del mare, e cinque compartimenti si sono allagati e poi ovviamente la nave, come sappiamo, si è spezzata in due. Ma questo ho letto che è avvenuto sotto l'oceano, diciamo, si è staccato completamente sotto l'oceano. Dopo questo disastro morirono tra le 1490 e 1523 persone imbarcate, tra cui 900 persone facevano parte dell'equipaggio e si sono salvate solo 706 persone. Allora, una particolarità che rimane appunto nel mistero, in realtà ancora si è capito cosa è successo. C'era una nave molto molto vicina, molto più vicina rispetto a tutte le altre navi, che non ha sentito, o meglio, non ha capito il segnale del Titanic, che è la Californian, spero si pronunci così, che era soltanto circa 19 miglia lontana dal Titanic, che è pochissimo effettivamente. E c'è stato un ufficiale di questa nave che ha visto i segnali del Titanic, ma non ha capito, cioè non ha recepito il messaggio. Lui pensava fosse tutt'altra cosa e quindi non sono andati a soccorrerli. E quindi questo ufficiale poi ovviamente se l'è scampata, diciamo, perché è stato sotto processo. E poi, come sappiamo, le hanno soccorsi un po' troppo tardi perché la nave che è andata in soccorso al Titanic, la carpazza era più lontana, diciamo, quindi era un pochino tardi effettivamente. Allora, poi sappiamo che diciamo, nel 97 e nel 2010 sono andati sotto l'oceano per fare delle indagini sul Titanic e hanno poi visto che gli avvenimenti non erano propriamente come li avevano descritti in precedenza. Infatti, poi vabbè, non mi so spiegare effettivamente cosa è successo realmente. In grandi linee, già quello che vi ho detto dovrebbe essere la versione più corretta. E una cosa molto interessante anche è che precedentemente a ciò che è successo al Titanic, esattamente 14 anni prima, c'è stata la pubblicazione di un romanzo profeta, chiamato così, nel 1898, che si dovrebbe pronunciare
Futility of the Wake of Titan di Morgan Robertson. Io l'inglese sono negata, però comunque ve lo scrivo giù in descrizione così magari potete andare a vedere un po' meglio questo romanzo. E ovviamente sono state dedicate tantissime cose al Titanic, come vabbè, cinema, ricordiamo il film di Leonardo DiCaprio nel 97. Poi vabbè, TV anche, romanzi, tantissimi romanzi, musica anche, appunto quella più famosa ovviamente, My Heart Will Go On di Celine Dion, però quella apposta per il film del 97, e anche tantissimi videogiochi. Poi ci sono state anche delle curiosità sui superstiti del Titanic. C'è stato anche un italiano che poi è morto nel 74, si chiama Emilio Portaluppi, giusto per sapere che c'erano anche gli italiani. Poi una cosa un po' particolare, si tratta di un superstite giapponese, Masabuni Ohsono, credo si dica così, che per salvarsi si è buttato, credo di sotto, oppure su una scialuppa che era dedicata prima di tutto alle donne e ai bambini. Ovviamente l'equipaggio gli era ripetuto: no, guardi, lei non può salire, non ci può andare lì perché lei tocca dopo a lei. Però lui si è fregato un cazzo, ci è andato lo stesso e si è salvato. Però una volta tornato in patria, questo sono è stato definito traditore del Giappone. Agli statunitensi ovviamente frega un cazzo, tanto c'è, non è che c'è. Però per il Giappone lui è stato un traditore, perché si è salvato lui piuttosto di salvare, diciamo, delle donne e dei bambini. È stata molto cosa molto curiosa questa cosa qui. Poi ci sono stati anche dei bambini, anche molto molto piccoli, e anche una donna incinta di una bambina, che per fortuna si sono salvate tutte e due, ecco. Quindi beh, diciamo che c'erano appunto questi bambini di 4-5 anni, anche di pochi mesi, 10 mesi, una bambina di 10 mesi, quindi neanche un anno, e appunto questa signora che era incinta di questa sua bambina, che poi è nata a novembre, se non sbaglio, e poi ovviamente sono già morta, ovviamente. Questi bambini, e una in particolare di cui non ricordo il nome, credo Lilith, che lei è statunitense, e che ovviamente lei è quella, diciamo, tra i bambini più piccoli che si ricorda qualcosa del Titanic avendo 5 anni, in confronto a sua sorella che aveva circa un anno e mezzo, se non mi ricordo bene adesso. Comunque niente, ci sono tantissime altre ipotesi su perché non sono andate in soccorso altre navi. Alcuni dicono che le radio di comunicazione non funzionavano, erano rotte o magari non sono arrivati i segnali giusti. Bene, allora, questo è ciò che pensavo io. Un po' do la colpa anche al capitano Smith perché, come ho detto nel precedente video, lui ha... Penso che sia andato un po' troppo veloce per quella zona, doveva andare molto più piano. Comunque, quello, una delle ipotesi che si dice sia questo della velocità. Comunque, fatemi sapere nei commenti quale sia secondo voi la verità sul Titanic, cosa sia realmente successo. E lasciate un like se questo video vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!